Ciao ragazzi e bentornati sul canale di ItalyGamer69. Eccoci con un'altra puntata di The Last of Us parte 1. Siamo ormai arrivati a North Salt Lake City, dove dovrebbe esserci il posto dove si sono rintanate le luci che dovrebbero accogliere Ellie per provare a tirar fuori una cura per questo misterioso virus. Dopo esserci imbattuti con quella banda di brutti ceffi, abbiamo ammazzati praticamente quasi tutti e siamo fuori, quindi andiamo avanti. Prima di continuare, come al solito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e se vi fa piacere anche a lasciare un bel mi piace al video. Per voi sono gesti assolutamente gratuiti che non costano nulla, ma che a me aiutano tantissimo e mi date una mano e mi supportate anche in questa serie. Procediamo. Vediamo cosa possiamo raccogliere. Sì, un po' di roba c'è qua. 115 integratori. La foto della famiglia del camper. Non dimenticarci, credo. No, perdonaci, scusate. Il mio inglese è pessimo. Vabbè. No, c'ho l'ascia, mi tengo l'ascia, che mi piace di più, sinceramente. Vediamo se possiamo fare qualcosa, sì. Ok. Possiamo prendere anche. No, questa non possiamo prendere. Qua non c'ho più colpi, quindi io la cambierei, già che mettiamo questa che comunque. Bene. L'altra notte ho sognato di volare. Ah sì? Già. Lascia perdere, era un sogno stupido. Da che parte bisogna andare? Di qua. Comunque ragazzi hanno veramente fatto un gran lavoro a livello grafico, gli effetti e quant'altro, cioè è quasi a livello del 2, secondo me il 2 è comunque un pochettino più avanti, però credo che questo gli si avvicini, questa versione gli si avvicini veramente tanto. Si avvicina veramente tanto. Guarda qui, un'altra città, un'altra zona di quarantena abbandonata. Gli si avvicina veramente tanto alla The Last of Us parte 2. Qua non credo che possiamo andare. Fedra, stop Fedra. State per entrare in una zona di quarantena. Protocollo di contenimento micotossina, livello 4. Prima di procedere, rivolgetevi alle postazioni di insediamento. Per accedere alla zona di quarantena è necessario il nulla osta del personale medico. Vabbè. Qua da che parte dobbiamo andare? No, qua mi sa che non andiamo da nessuna parte. Di qua? Non credo neanche. E allora dobbiamo saltare, dobbiamo scavalcare quel cancello che c'è lì davanti. Presumo. L'ospedale di cui ci aveva parlato Eccolo lì, Luce. St. Mary's Forza, piccola. Hospital. Santa Maria. Ospedale di Santa Maria. Ragazzi, classico giro per vedere se c'è qualcosa. Credo che si entri di là, ma intanto facciamo prima di qua se ci. E ci è qualcosa anche di qua.
Non mi sembra ci sia nulla, quindi devo entrare per forza nella stazione degli autobus. Autostazione Logan James. Forse di qui tagliamo. Tagliamo, sì, cioè, per forza di qua, non si può passare dall'altra parte. Non è che poi, non è che tagli, cioè. Guardiamo sempre se c'è qualcosa, perché qualcosa c'è sempre. Sono gli integratori che, allora, scusate. L'oscillazione AM, questa ci piace. Ok, quindi dovremmo essere un po' più precisi nella mira. Potevo aumentare anche. È tutto ok? Sì, sto bene. È solo che oggi sei più silenziosa del solito. Oh, scusa. No, non è. È tutto a posto. Dicevo, potevo aumentare anche la vita massima, la salute massima, però. Preferisco, poi se ci sarà la possibilità ancora. C'è ancora la possibilità di trovare Potremmo usare quella altri scala. integratori, lo faremo. Dai, Ellie. Ci siamo. Venghi, Ellie, venghi. Ellie. Ellie. Cosa? La scala, dai. Che succede? Ellie? Ellie? Questo devi vederlo. Cos'è? Adesso vedrete. Muoviamoci. Giraffa. Hai visto? Shh, non spaventarla. Va bene, va bene. E cosa fai? È tutto ok. Vieni, vieni. Ehi, bella. Vieni, dai. Forza. Ehi, ciao. Ma che forza. Ok, da che parte? Dai, forza, andiamo. Ehi, frena, ragazzina. Forza. Muoviti, forza, andiamo. Thank you.
Accidenti. Quante sono? Allora? È interessante come ti aspettavi? Ha i suoi alti e bassi, ma il panorama non è male. Molto bello, direi. Andiamo, tanto. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ho fatto. Non può essere tutto inutile. Ascolta, so che hai buone intenzioni, ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia, ok? Beh, non me ne vado senza di te, perciò muoviamoci e facciamola finita. Guardo sempre se c'è qualcosa, signori, giusto per non farmi passare la mania. Altro fumetto. Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Bene. Non vedo altro. Ma c'era qualcuno accampato. Sì, facciamo ancora un kit medico, tanto così almeno possiamo prendere quello che c'era. Andiamo! Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sotto sopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara. Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Purtroppo se la vi. Anche se non dovrebbe essere così.
ci sta dando diverse cose, quindi... Io le armi le ho tutte cariche. Scusate, ma... Ho tutto carico, quindi... Oh, gli attrezzi. Andiamo a uccidere anche... Cosa fai? Bug. Eh sì. Andiamo a uccidere anche il banco di lavoro. Mi serve un banco di lavoro. Spero che ci sia da qualche parte. Agenzia federale anticalamità, forza di sicurezza per gli incidenti. Qua è chiuso. Sempre lo stesso, vabbè, inutile. Inutile leggersi tutti i cartelli, dai. Non ho capito, ovviamente dovremmo passare da qua, però... Voglio vedere se c'è ancora qualcosa. Sì, probabilmente sì. Infatti, vedete. Oh, ecco il nostro banchetto, vedi? Le mappe non so cosa farci, sinceramente. Una mappa della zona di quarantena in Salt Lake City. Gli appunti scritti a mano indicano percorsi di evacuazione all'ospedale e ormai aprire di scuola, ma ormai non c'è più niente. Sembra l'ideale allora. Per lavorare. Vediamo un po'. E questo. Ci piace, sì. Io questo lo faccio. Questo fucile diventa... non posso far più niente. Infatti. Va bene, solo 5... 6, anzi. Dovrebbe esserci utile. Ok. Frecce usate pochissimo comunque. Allora, volevo vedere se c'era qualcosa di qua. Prima di proseguire. Perché qui non si può andare. Quindi l'unica è nell'autobus che abbiamo visto di là. E non ricordo male, sì, è lì. Qua sotto. Potrebbe... no, qua è da dove sono arrivato, sì, infatti, scusate ragazzi, punto. Ok, direi che possiamo andare. Joel, ho qualcosa per te. Tieni. Me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Spero non ti dispiaccia. La famosa foto. Beh. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie.
Ok, qui anche ci siamo. Ormai penso che siamo arrivati all'ospedale, no? Andare nel tunnel. Stavolta sarà diverso. Me lo sento. Cosa intendi? Le luci saranno senz'altro qui. Ne sono certa. Io guardo sempre, ragazzi, è qualcosa, ma c'è qualcosa sicuramente. Allora, qua si potrebbe. Niente, c'è anche dei bloater, mamma mia. Allora, e forse l'abbiamo fatto fuori. Allora. Fatti fuori tutti o ce n'è ancora qualcuno? Secondo me ce n'è ancora qualcuno. Vorrei. E vai con la sagra della bottiglia, eh? Mattoni, bottiglie, come se non ci fosse un domani, signori. Non ne vedo altri, quindi. Qualcosa. Posso prenderlo. Qua che ho fatto saltare. Oh no, dove cavolo? Scusate, ragazzi. Sono un attimo. Oh, ma è lì dietro. Qua. Non so se qua ci sono. Ci ho già visto. No, sì. Fatto sta che non c'è niente, ok. Bottiglie. Secondo me ce ne sono degli altri, però.
non posso salire su, no. Proviamo a tirarlo lì. Ti cagano proprio questi qua. Vabbè. Forse, dico forse. Oddio, ce ne sono così tanti. Lo so, muoviamoci. È un altro anche lì. Non ne vedo altri. Non ne vedo altri. Vabbè, di qua si va avanti. Volevo capire se c'era qualcosa di qua ancora. No, se questo è solo un... Credo che sia solo un... Indietro. Un altro bloater, mamma mia. Ragazzi, e che è qua? Allora, vediamo di fare, provare ad usare. La stessa ta... due solo. Thank you.
Dove è andato? Che fai? Fai il vago? La sagra del bloater. Mi date qualche munizione? Credo che siano morti tutti quanti. Vero. Credo che tu abbia ragione. Ho visto dei... Resisti e vinci. Ho visto dei colpi, li ho presi. Sta parte qua è tostarella, eh. Se non ci arrivi un po' preparato... Ce n'è ancora qualcuno. Rischi veramente di... Allora, possiamo fare no? Sì. Ok. Vediamo se c'è qualcosa da recuperare qua. Ci ha dato nulla, maledetto. Qua neanche c'è niente. Sono tanti di quei mattoni. Ok, riesci a spingere giù la cassa? Certo. Possiamo fare una casa, come ho già detto in altre puntate, mamma mia. Ok. Attenzione, l'acqua sembra profonda. Ecco cosa faremo una volta finito. Sarebbe? Puoi insegnarmi a nuotare. D'accordo. Sono dall'altra... D'accordo, arriva! Io sento sempre dei... Vabbè, che la mettiamo. Qua. No. Stai vicino al bordo, lì è più bassa. Altro giornaletto. Eccone un altro. Ah.
Ah, ok, quindi è sceso. Venga, signorina, venga. Va bene. Dammi il piede. Ok. Dai. Apri quella porta. Attenzione! Ali! Lasciami stare! Tutto ok? Sì. Brutto deficiente. Mi ha solo spaventato. Non vedo l'ora che quelle cose spariscano. Era imboscato qua, faceva il vago, eh. Ok, c'è qualcosa, sì. Prendo cose, il banco, però non so. Trofeo guadagnato, beh. Avrò raccolto qualsiasi roba per quello che è. Allora, vediamo se posso fare ancora qualcosa. Non credo di averne tantissime, però magari qualcosina, infatti 34. Vediamo un attimo se... Mettiamo il caricatore, va. Andrà più che bene. Ok. Qua, no, di qua si va da qualche parte. Usiamo un coltello. Ci siamo. Vedi che c'è qualcosa anche qua. Vale la pena sempre di sprecarlo, tra virgolette, un coltello, eh. Comunque, un po' di cose te le dà. E le frecce ce l'ho al massimo, ok. Però, questa la possiamo fare. Coltelli chiaramente no. No, aspettate un attimo, ragazzi. Questo no, ce l'ho al massimo. Vabbè, niente, come non detto, andiamo. Non vedo altro, quindi occhio alla testa. Ehi, guarda, eccolo là. Lo spidolo. Allora, qua adesso credo che, non mi ricordo, ma devo fare un giro, se non ricordo male, per andare. Resta lì. No, non vado da nessuna parte. E devo andare sott'acqua, dai. Devo buttare giù la pedana, se non ricordo male. Andiamo prima qua.
Non c'è una beata cippa. No, devo salire sul condotto, ok. Eccola. Ce l'hai fatta. Ok, forza, fammi attraversare. E fammi attraversare, però noi dobbiamo salire di là, quindi mi serve anche la scala qua. Facile di farmi attraversare, cioè. Anche il pesce. Mi sembra che ci sia anche una scala da prendere. Ok. Salta su. Ok. Ok, ecco. Ci sono. Fai attenzione. Presa. Ma riesce ad andare di là? Sì, secondo me sì. Infatti. Provi una scala, Ellie, grazie. Ho un qualcosa, le assi, quello che ti pare. Ah, più indietro di così, ah, ok. Altro bagno. La scala si è staccata dal muro. E ora? Mi farà venire un'idea. Devo rifare il giro. Prenderla e spostarla di là, chiaramente. Infatti mi ricordavo questo percorso qua, dovessi farlo due volte, quindi mi ricordavo bene, vedete. Allora, la scala è qua. Dai, su. Veloce. Ah, ho capito. Bella idea. Grazie. Oh, cavolo. Vado avanti io. Tu seguimi. Ok, dietro di te. Ci sono le rapide. Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Visto? Ce la facevi da sola. Scendiamo da quest'affare.
Aia. Ellie, muoviti. Ci sono. Fate fatto sta cosa, poi serve a niente. Cioè. Vale. Andiamo. Mamma mia, ragazzi. Mani in alto! Respira. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo. Che stronzo quello lì. Vedete chi c'è adesso? Benvenuto tra le luci. Marlene. Scusa per... non sapevano chi fossi. Ellie. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? È merito suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Oh! Oh! Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Continua a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel. Alzati.
Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina! Ho detto cammina! Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. Ormai penso che ci siamo. Siamo... Il contrabbandiere è alla fine, credo, eh. Colpi sprecati. Ne arriveranno altri sicuramente. Eccoli. E dai. Non perderlo. Mi muovo! Ti copro le spalle! Ok! Questo ci piace. Lui è laggiù. No, è andato. Il cortino! Okay, vai! Non perderlo! Ha finito i colpi! Lui è qua giù!
Allora, qua ci serve un po' di roba adesso, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, ragazzi, eh. Non ho più colpi, non ho più niente. Non più nada di nada. Ce ne sono. Devo raccogliere tutto il raccoglibile perché ho consumato un mucchio di risorse, ragazzi, quindi devo un attimo. Non ci interessa. Ok, vai. Capito. Non mi danno colpi. È sparito! Comunque picchiano sti qua, ragazzi, devo dirvi che pochissima roba, porca. Proprio più niente. Ok, allora vediamo se riusciamo a racimolare ancora qualcosa, perché altrimenti qua tosta arrivare alla fine.
Qui con loro le bombe, sì, per carità, vanno bene anche lì, però non è che vanno come gli infetti, vanno tutti. Allora riesce a beccarli. Questi qui chiaramente sono un po' più intelligenti. E quindi è un po' più complicato attuare la tattica ma c'è qualcosa. Mi danno i colpi del fucile e devo usare quello lì. Devo usare quello. Non mi dà altri colpi, vedete? Credo che devo andare di qua. No, volevo ancora vedere se c'era qualcosa. Infatti, sì, qualche bomba aiuta sicuramente. È che. Una volta alternativa, quindi allora credo che debba andare qua, o sto sbagliando strada. Mi sono perso un attimo, ragazzi. Qua sto tornando indietro, infatti. Non devo andare di qua. Scusate. Da questa parte, fate attenzione. Colpi no, eh. Ok. Avevo preso tutto, mi sembra, sì. Altro fucile.
due colpi. Che succede laggiù? Avete sentito? Contrabbandiere! Non va bene, ragazzi, non va bene. Mi spiace, ma non va bene. Continua a darmi, io ho dei colpi per le pistole. Ammazzati tutti, dai. Ultimo piano. Vediamo se c'è qualcosa. Sono le 17:30 del 28 aprile. Ho appena parlato, anzi, litigato con il nostro primario di chirurgia. Sembra non si possa estirpare il parassita senza uccidere l'ospite. Carino per dire che dobbiamo ammazzare la ragazzina. Hanno chiesto la mia autorizzazione. Gli esperimenti sono sempre più impegnativi. Vabbè. Della sua immunità restano ignote. Come rilevato in tutti i casi precedenti, i titoli antigenici del cordyceps presente nella paziente restano elevati, tanto nel siero quanto nel liquido cefalorachidiano. Le emocolture prelevate dalla ragazza mostrano una crescita rapida del cordyceps in terreni di coltura fungini. Tuttavia la conta e la concentrazione di globuli bianchi rientrano nella norma. Non si registrano innalzamenti delle citochine proinfiammatorie e una risonanza magnetica al cervello non mostra tracce di crescite fungine nella regione limbica, che nei pazienti infetti sono soliti accompagnare i prodromi di un'aggressione. Dobbiamo riprodurre questo stato in condizioni di laboratorio. Stiamo per compiere una scoperta epocale, paragonabile a quella della penicillina. Dopo anni di tentativi infruttuosi, stiamo per raggiungere l'obiettivo. Possiamo cambiare le cose e restituire alla razza umana le redini del proprio destino. Sacrifici delle centinaia di uomini e donne che hanno dato tutto alla causa, persino la vita, non saranno inutili. Ma sicuramente c'è qualcosa da prendere. La medaglietta ormai, ragazzi, ok, io non ci starei neanche a perdere tempo più di tanto. Mi servivano un po' di munizioni, delle altre, qualcosa abbiamo trovato, eh. Questo no. Allora, scusate,
Carichiamo tutto. Questi non li abbiamo. E neanche di questo. Vabbè, quindi. Vabbè, qualcosa abbiamo trovato, ma e ritengo così. Qui c'è l'altra. E si poteva entrare anche di là, vedi. Marzo, abbiamo finalmente oltrepassato il confine dello Utah. Tra un paio di giorni saremo di nuovo con gli altri. Oggi il morale del gruppo, che mi preoccupava sin dalla morte di Greg e Tania la settimana scorsa, è decisamente migliorato. È bello sentirli ridere ancora. Robin è venuto da me e mi ha detto: siamo al sicuro con te, grazie Marlene. Un piccolo gesto, ma ne avevamo bisogno. Ellie non ce l'ha fatta 23 marzo. Noi siamo all'ospedale, ci sono stati parecchi festeggiamenti almeno da parte degli altri. Immagino che siano contenti di rivedere i loro vecchi amici. Erano più di 10 anni che non vedevamo alcuni di questi ragazzi. Dopo che mi hanno dato la notizia non sono riuscita a mangiare, non potevo parlare con nessuno. Dovrei essere contenta anche solo di essere viva, ma ora come ora voglio chiudere gli occhi per un po'. 24 marzo e mi guardano e io non so cosa pensare. Che siamo solo un mucchio di incompetenti, cosa dovevo fare? Pensavo che sarei morta. L'intero battaglione di Boston dava la caccia ai miei uomini. Dovevo portare via dalla città. Portarla via dalla città. Come facevo a sapere che le scorte armate delle luci erano già morte? Porca. Mi ha preso il panico. Alla fine mi sono ripresa decisamente in fretta. I miei uomini si sono rivelati più abili di quanto immaginassi. Alcuni sono sopravvissuti all'attacco dell'esercito. Avrei dovuto tenerla con me. Invece l'ho consegnata a un paio di contrabbandieri. Ti ho deluso, Anna. Ho deluso tutti noi. Sono davvero incompetente. 25 aprile, non sopporto di parlare con nessuno di loro, non penso di poter sopportare i loro sguardi ancora a lungo, non posso restare qui. 28 aprile, uno dei nostri esploratori ha appena chiamato via radio, ha visto un uomo e una ragazzina che entravano nel tunnel da capolinea dei bus, degli autobus. Crede che lei avesse i capelli rossi, ma non è sicuro. Se fosse lei, smettila, Marlene. La squadra di ricognizione sta per uscire, andrò con loro. Se vi perdete nell'oscurità, cercate le luci, è viva, stanno facendo dei test di lei proprio ora. Non capisco se sono eccitata, spaventata o solo nervosa. So solo che le mie mani tremano e non voglio saperne di smettere. Madonna. Vabbè, registro di Marlene, il diario di Marlene. Questo qua. Ragazzi, io mi perdo ogni volta qua, vabbè. Questa è l'altra porta, ok. Devo andare di là. Prendete posizione, non importa come, dovete impedirgli di passare. Vai. Oh, cazzo! Lui non è qui! Allora... Tosta, ragazzi, è tosta. E qua ce ne sono, eh. Andiamo a provare ad aggirarli, ma... you
Vabbè, almeno qualcuno l'abbiamo fatto. Lì ce n'è ancora uno dietro. Lo vedo! Alla porta! Dove diavolo sei? Eccoti! Ce ne sono altri? Non mi sembra. Qualcuno ha fatto a pezzi con le bombe, due. Pediatria, quindi direi che ormai siamo all'epilogo. Ecco. Forza. Mi farà guadagnare tempo. Ragazzi, qua. Cristo santo. Dottore! Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. No! Schifoso animale! Cari, chiudi il becco. Cavolo, devo andare, ragazzi. Mi sono perso. È la tua ultima occasione. Lascia, ora. Ce l'ho nel mirino. Ho detto indietro. Non sparare. Ehi, fermo. Non puoi salvarla. Anche se la porti via, e poi... Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei.
lo sai bene. Ascolta. Puoi ancora fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Ragazzi, sono scelte difficili, eh. Sicuramente io avrei fatto la stessa cosa, per carità, però... Ma che cosa ho addosso? Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzini addirittura. E non è servito proprio a niente. Hanno anche... Hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Aspetta. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Probabilmente sì, la inseguirebbe. Sembra ci si muova. La macchina la devono buttare, quindi. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Quindi. Non male, vero? Sì. Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che anche voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Sì. Ehi. Ecco qua, Jackson. Ci siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Dammi la mano. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora
Lei ha detto... Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... Qualunque cosa accada, continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, però... Giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Mentire per salvare. Beh, ragazzi. Comunque, ragazzi, vi rinnovo l'invito a giocarlo questo gioco qualora non l'aveste ancora giocato, perché è un conto a vederlo, è un conto a giocarlo, secondo me. Quindi, qualsiasi versione abbiate o vogliate procurarvi, non ha importanza. Giocatelo. Ok, quindi ragazzi, grazie a tutti per aver visto tutta questa serie, chi l'ha seguita tutta, e ancora una volta vi chiedo un piccolo aiuto nel iscrivervi al canale e, se vi fa piacere, anche lasciare un mi piace al video, per voi è un gesto gratuito ma che a me aiuta. E per il resto, grazie ancora a tutti quelli che hanno visto questa serie e anche questa puntata, e ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti!